Cecilia e Ignazio nell'armadio, Belen furiosa, lo sfogo della showgirl. Belen Rodriguez commenta la storia dell'armadio al Grande Fratello VIP che coinvolge la sorella Cecilia. Nuovo sfogo di Belen Rodriguez sui social network. Ancora una volta la conduttrice di Tussi Cue Vales ha difeso a spada tratta la sorella Cecilia al Grande Fratello VIP. L'ex moglie di Stefano De Martino non ha gradito in particolar modo l'ormai famosa storia dell'armadio. Belù non ha apprezzato le illazioni e le accuse del popolo del web contro la piccola Rodriguez e, oltre a riproporre il video verità che il reality show ha mandato in onda lo scorso lunedì, la showgirl ha invitato gli italiani ad infuriarsi per altro. Più precisamente per quello che non va bene nel nostro paese anziché della relazione amorosa tra Cecilia e Ignazio Moser. Belen parla della storia tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser. Massacrare la gente è diventato uno sport nazionale. Ha tuonato Belen Rodriguez su Instagram. Se metteste tutta questa ira, tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai e se tutta questa indignazione fosse proiettata sui veri problemi e allora forse cambieremo il mondo. Ma no. Lo usiamo per il Grande Fratello. Ha aggiunto la giovane. Che torna a sottolineare quanto la sorella Cecilia non abbia fatto nulla di così grave per essere linciata in questo modo. Per odiare gente che non ha fatto nulla di male, gente che si mette dietro una tastiera a modificare video per massacrare la reputazione di altri, galline che in televisione urlano manco li avessero rapito i propri figli per prendere due applausi da un pubblico invitato ad applaudire ha puntualizzato. Cecilia e Ignazio al Grande Fratello, l'intervento di Belen. Solo una parola mi viene pena, certe persone mi fanno pena. Ma alla fine ognuno sta dove deve stare, ognuno si siede sulla sedia dove si deve sedere ha concluso Belen. È chiaro che la Rodriguez è molto arrabbiata per la situazione che si è venuta a creare e ha dunque invitato gli internauti a moderare i termini. Non è la prima volta che la presentatrice si espone pubblicamente sul rapporto tra Cecilia e Ignazio. Qualche giorno ha difeso la sorella sostenendo che non ha nulla di cui vergognarsi. I ladri si devono vergognare ha sentenziato.